Venne per il 2017, nei corridoi di questa manifestazione parigina abbiamo incontrato più persone. Una di queste è Michele Del Vecchio, il responsabile Italia, ma anche Francia e Spagna, tu ci stavi dicendo poc'anzi, della RLG Italia. Che cos'è la RLG Italia? Innanzitutto un saluto a tutti gli amici di Vending TV. RLG è una multinazionale europea che si occupa di tutto ciò che è la logistica inversa, a partire dai materiali ma anche arrivando, visto il contesto, alle macchine vending, anche le macchine OCS e tutto. Quindi noi ci occupiamo anche del ricondizionamento, del refurbishment delle macchine vending e OCS. Quello del ricondizionamento è un tema piuttosto sentito negli ultimi anni, soprattutto nella distribuzione automatica italiana. RLG Italia ha una presenza piuttosto capillare in Europa. Facciamo in 30 secondi la sua storia e diciamo come si sviluppa. Ma in 30 secondi non è facilissimo, però diciamo che l'attività di RLG Italia, in particolare non tanto di RLG Italia, ma del gruppo RLG, si sviluppa dalla Germania andando verso i paesi dell'est Europa, dove noi abbiamo anche due facility, una a Bucarest e una in Repubblica Ceca. Va anche verso il nord Europa, dove abbiamo anche lì una piccola fabbrica a Birmingham in UK. E la sua storia è abbastanza semplice: noi abbiamo cominciato con gli elettrodomestici, piccoli elettrodomestici. Piano piano ci siamo sviluppati, abbiamo cresciuto il nostro know-how tecnico e siamo andati avanti fino a trovare il mercato del vending molto molto interessante, perché non ha stagionalità, e qui ci siamo specializzati e siamo andati avanti. In questo momento stiamo crescendo veramente tanto, non solo in Europa. RLG ha anche delle filiali negli Stati Uniti, in America Latina, in Asia. E stiamo portando avanti la nostra politica di reverse logistics e anche di lavoro sul refurbishment anche in queste altre zone, dove magari c'è una cultura sicuramente diversa anche nel merito. Parliamo appunto di refurbishment, ovvero di ricondizionamento macchine piccole per OCS, grandi vending machines. Qual è la quantità di macchine minime che un gestore, perché credo sia quello il vostro target, può andare a pensare di preparare per poter lavorare con voi? Un intero autotreno di macchine? Non necessariamente. Noi possiamo parlare col piccolo gestore come con il grande gestore, possiamo fare i due pallet, i tre pallet in macchine o i 10-15 distributori automatici come il bilico intero, il TIR, non è questo un problema. Noi fortunatamente riusciamo a dare la stessa competitività di costo al piccolo gestore, così come al medio, al grande, nello stesso modo. È ovvio che è una questione di gestione del costo da parte di chi ci dà la commessa. Immagino che i costi siano stratosferici. Io faccio un po' la parte del diavolo, perché queste sono le domande che in realtà poi si pone il gestore che sta dall'altra parte: chissà quanto mi costerà. Poco. I costi sono assolutamente contenuti, anche in virtù del fatto che la nostra locazione nell'est Europa delle nostre fabbriche ovviamente consente di avere questa buona competitività di prezzo, non a scapito della qualità del servizio, non a scapito delle operazioni che noi facciamo e dell'audit interno che facciamo alle macchine prima di restituirle al cliente, che è molto molto rigoroso. In cosa consiste il vostro audit? Consiste innanzitutto nella qualità delle erogazioni, se parliamo di macchine distributori,
nelle meccaniche, di controllo delle meccaniche, temperature, le macchine vengono anche stressate, vengono portate anche a un utilizzo non molto, chiamiamolo consono, alle macchine, per cui che so, anche il maneggiare i tasti con una certa violenza in qualche modo. Viene fatto un audit molto molto rigoroso in questo senso. Non ultimo la ripresa con telecamere dal primo all'ultimo minuto in cui la macchina entra in lavorazione. Ogni macchina, ogni singola vite che entra nel nostro stabilimento, nei nostri stabilimenti, riceve un unico user ID. E questo lo porta a essere tracciato su tutto il percorso della filiera sia della riparazione che del refurbishment, per cui noi sappiamo passo dopo passo chi ha preso quella macchina, chi l'ha lavorata, come è stata lavorata, le linee sono sotto una linea di videoripresa che ci consente di dire e di sapere in qualsiasi momento anche dove materialmente si trova il pezzo, la macchina, quello che è. Bene, e allora sentiremo parlare ulteriormente di RELG Italia. Grazie Michele per il contributo assolutamente genuino e preso, come dire, senza alcuna preparazione. Saluto agli amici di vennintv.it. Un saluto a tutti. E io nel frattempo corro via da altri amici che espongono qui a Venni Paris 2017, perché il tempo è tiranno, le novità sono tantissime. Non andate via.